nostri aggiornamenti dalla quarantena. Partiamo immediatamente con la prima notizia. Sono in preparazione le nuove regole, le nuove norme per gli spostamenti. Ora, se portate in giro il cane, mi raccomando, munitevi di lasciapassare a 38. Mi confermano dalla regia. Tenete bene a mente, lascia passare a 38, a di Ancona 38, debitamente compilato e firmato dal cane, perché se lo firmate voi fate un po' i furbi così rischiate di finire in galera, e tra l'altro in celle separate. A proposito di carceri, ci arriva la notizia in questi minuti della concessione ai detenuti dei colloqui via Skype. Ora, vista la penuria di dispositivi wifi per passare la droga via aerosol, potrebbero esserci dei problemi e non sono escluse nuove rivolte. Economia domestica, si registra in questi giorni un'impennata dei suicidi tra i poveri mariti costretti a stare a casa insieme alle mogli 24 ore su 24. Ed ora abbiamo una notizia fondamentale di estrema importanza, sarà tutto finito entro il mese di luglio. Come da slide, infatti Nature ci informa che la Cina ha in programma di spedire il virus su Marte. Resta da vedere se il virus sia d'accordo o meno, ma dagli ambienti governativi cinesi trapela moderato ottimismo. E chiudiamo con gli italiani che si affacciano dal balcone per combattere l'isolamento e la paura. Agevoliamo il servizio. La parola d'ordine è una sola. Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio. Italiani! Niente, mi sa che è partito il servizio sbagliato. Beh, ci riproviamo. Sono incazzato nero! E tutto questo non lo accetterò più! Sono incazzato nero! E tutto questo non lo accetterò più! Sono incazzato nero! E tutto questo non lo accetterò più! Sono incazzato nero! E tutto questo non lo accetterò più! Niente da fare. Non è giornata. Voi mi raccomando, però, non avete visto nulla.